vedete anche qua, i dogmi non esistono, non esistono dogmi, esistono dei modi di fare delle cose provenienti da esperienze, punto. Sarà sicura, posizione, determinazione del bersaglio. Ci siamo? Quindi sono in posizione, sicura, 1001. Posizione di stabilità e posizione di combattimento. Cosa si intende posizione di combattimento? Posizione di combattimento che, una volta che io capisco, c'è un problema, sicura, posizione. Perché posizione? Perché questa è la posizione in cui noi esseri umani combattiamo da circa 2000 anni. Non c'è niente da inventarsi di nuovo. Quindi creiamo due linee di stabilità, una verticale, una orizzontale, creiamo una condizione dove l'arma è fuori dalla sicura e il più velocemente possibile va in puntamento, quindi creiamo una posizione di partenza di acquisizione rapida del bersaglio e allo stesso tempo una posizione che mi permette di spostarmi se devo, avanzare, una posizione dinamica. Siamo. Vi ho dato un tempo di risposta? Vi ho chiesto di essere veloci? No, vi ho chiesto di essere precisi, solo questo. Senza precisione non c'è velocità, senza sicurezza non c'è precisione. La precisione è la prima cosa. Siamo a 10 metri, avete un'arma lunga. Mentre invece se in fase di scanning, guardate, questo è un double feed, doppia alimentazione. Posso risolvere il problema, ma devo vederlo per risolverlo. Capite perché è importante? Capite perché è importante fare il procedimento dello scanning in maniera completa? Quindi abbiamo detto target, intorno al target, la mia arma, me stesso e ciò che mi circonda. Cioè è un mondo multidimensionale dove magari non esistete soltanto voi. E va bene, ci sono gli altri componenti del team, magari ci sono i civili, magari ci possono essere altri attori nel campo. Ok, riproviamo ancora. Ora fatemi tutto il procedimento, quindi partiamo ora dalla posizione di stand by, sicura, posizione, ingaggio e voglio vedere, guardo il bersaglio, intorno al bersaglio, la mia arma, me stesso e gli altri, va bene? Sono quattro passaggi. Pronti? L'avete visto adesso? Primo. Ok. Qual è il primo? Quello in alto. Qual è il secondo? Quello in alto. Qual è il terzo? Quello in alto. Ok. Allora, noi dobbiamo analizzare un dato. Che la forza generata dal colpo, che cosa porta? Porta uno spostamento. Uno spostamento dell'arma e uno spostamento dell'allineamento tra occhio e ottica. Allora, perché è importante la posizione? Perché io più ho una ritenzione dell'arma, minore sarà il disallineamento. Minore sarà il disallineamento, minore sarà il tempo di riallineamento. Caso non rimane aperto, no? Ok, io faccio questo. Uno, due e poi ricarico. Ci siamo? Come ti sei trovato stamattina? Sono trovato bene, anzi benissimo. Ho imparato cose nuove, continuerò questa esperienza. Guarda, sono estremamente soddisfatto. Io sono reduce da tanti altri corsi e posso dire che mi sto trovando veramente bene, ottima professionalità, ottima didattica e comunque anche un gruppo di persone veramente fantastico. Cosa ti ha spinto a partecipare a un corso a PTAC? Avevo proprio intenzione di seguire Alex in un percorso formativo, data la sua grande esperienza e comunque il suo bel modo di fare, mi sono deciso a contattarlo insieme ad altri amici per riuscire a frequentare un corso con lui. La conoscenza, io Alex lo conoscevo già da un po', appena ho trovato l'occasione, ho avuto il tempo libero, ho colto la palla al balzo e sono venuto qua. Quale aspetto ti ha colpito di più della prima parte del corso di stamattina?
La serietà e la precisione in cui vengono spiegate le cose. Ogni cosa è curata nei minimi particolari, nei minimi dettagli, e nulla viene lasciato al caso. Perciò c'è stato un incremento veloce, anche se poteva sembrare lento a guardare le tempistiche, a guardare le spiegazioni, invece è stato molto veloce, quindi mi è piaciuto molto questo aspetto. La cura dei dettagli è la cosa che mi è piaciuta di più, perché è riuscito a correggermi, a sistemare alcuni errori che ovviamente a me non sembravano errori. Quindi mi ha fatto comprendere la gravità delle conseguenze di alcuni errori che a primo acchito potrebbero sembrare banali. Credi che la sua parte esperienziale appunto impatti il suo modo di... Assolutamente sì, ho notato sempre di più la capacità di spiegare, di far comprendere le cose. Che cosa ti spinge a partecipare? Ma la motivazione che ci mette lui. Che cosa cambia? Cambia che ogni vostro errore sarà moltiplicato di 10 volte. Mi seguite? Quindi ogni oscillazione, ogni errore a una distanza più elevata, anche se con un bersaglio più grande, sarà comunque amplificato. Va bene? Quindi gli stessi parametri di precisione che abbiamo attuato prima dovranno essere attuati anche adesso. Quindi ora vi chiedo gentilmente di numero 1 in posizione. Vedete che io arrivo con col grilletto in pressione. Lo facciamo piano. Quando vuoi. Visto? Ovviamente l'occhio anticipa la canna. Perché si fa questo? Durante i corsi a PTAC il focus fondamentale ovviamente è proprio sulla sicurezza nel maneggio delle armi. Uno dei punti chiave del nostro format è lavorare appunto sulla precisione e sulla velocità dei processi dinamici. La filosofia PTAC si basa principalmente sul portare la realtà dell'esperienza sul campo direttamente nei campi di tiro. Per poter accedere al corso Tactical Rifle Workshop è necessario essere titolari di porto d'armi anche per uso sportivo, essere in possesso di una carabina semiautomatica e effettuare l'iscrizione sul portale www.apitac.it. Io sono Alex Pineschi e vi aspetto al prossimo Tactical Rifle Workshop. Keep it real.